Vittorio, ma cosa succede stasera qui al Granaio? Cos'è tutta questa meraviglia di giovani qua? Sono tutti aspiranti chef. Tutti aspiranti? Tutti che mi vogliono aiutare a far cacio e pepe, aglio e peperoncino. Ma come fanno? Ma dove vanno? E allora poi gli ho detto, ma sai che c'è? Famocela cantare. E hanno incominciato a cantare. Davvero? Poi tutti questi hanno cantato? Sì. E allora vuol dire che c'è una gara qui stasera al Granaio? È una gara di... io le definirei di amicizia, perché non penso che si vogliono mozzicare uno con l'altro. Si ispirano, però alla fine secondo me si vogliono bene, tutti per uno stesso obiettivo, cantare e far divertire. E io gli faccio un applauso così grande e un grazie grande grande. Grazie Vittorio, grazie davvero. E quindi questa meravigliosa sfida che abbia inizio, la sfida della spiga d'oro. E buonasera ai telespettatori che ci stanno seguendo sul canale di Noi TV. Siamo qua alla finalissima della 16ª edizione del concorso Canoro La Spiga d'Oro, qua dal ristorante Il Granaio. 16ª edizione, io ho qui con me accanto il patron Vittorio. 16ª edizione, questo è veramente un grande traguardo. Sì, è un traguardo che abbiamo raggiunto con l'aiuto primario degli sponsor, perché senza gli sponsor di caratura nazionale non si possono fare queste edizioni, anche se edizioni periferiche e nate per gioco 16 anni fa, per divertirci, per tenere allegria in un posto come San Pietro e Vico, dove poco c'era, per dire nulla, a parte i mulini e le cartiere, c'era poco altro per la comunità di San Pietro e Vico. Per questo gioco ha iniziato a prendere forma grazie a te, a Fabio, a Luca, e insieme abbiamo cominciato a costruire un, come si dice a Roma, un giocherello per far divertire gli altri, ma alla fine ci stiamo divertendo noi. Questo è quello che è il grande risultato di questa kermesse. E la cosa importante, Vittorio, io ogni anno sono onorata di essere qua a presentare il tuo concorso. Ogni anno ci sono meravigliosi e sempre più bravi cantanti, e ogni anno vedo che ti commuovi quando ringrazi la tua famiglia, ringrazi il tuo staff, ringrazi noi e soprattutto ringrazi i giovani. Vorrei sapere cos'è per te il giovane che si avvicina alla vita, che si avvicina al mondo lavorativo, che si avvicina alla musica, perché sento che questa è una grande passione che hai e la trasmetti in tutto quello che fai, e anche in questo che non è il tuo lavoro, perché tu sei un grande cuoco, un grande chef, non certo un organizzatore di concorsi canori, anche se io ti ho sentito cantare. Ed è bene che ti abbia sentito. Però tornando seri, davvero, l'importanza che tu dai ai giovani e a quello che sono i giovani per te. Cosa sono i giovani? I giovani nella musica, i giovani nella vita. Lo rappresenta un po' la mia famiglia, che parte da una giovane di 30 anni all'ultima che ne ha 8. Cosa dà la gioventù alla vita, a noi? Dà la speranza del domani, ma ci dà la forza a noi di andare avanti. Quindi il giovane è benzina per noi, è benzina seria, è benzina senza interesse. Questa è la cosa importante. Un giovane ti dà, si dona a te, ecco come hanno fatto loro stasera, al palco, al pubblico, senza chiedere nulla. E questa è la cosa che ti fa vivere, e fa vivere un'azienda, e fa vivere certamente una comunità, stasera riunita da tanti posti, ma si riuniscono per obiettivi principi, fa divertire e divertirsi. Quindi i giovani solo possono fare questo, perché un affermato è un poco lavativo, è un poco schizzignoso, vuole vincere, si deve preparare la voce, il giovane si prepara poco, è intuitivo come me, così, semplice. Che dire, Vittorio? Nulla, se non ti faccio il mio applauso per quello che fai, perché in pochi continuano a credere così nei giovani, in pochi spendono tempo, energie, fatica, tanta, perché ci vuole veramente tanta energia e tanta fatica per organizzare questi eventi, e lo fa con la passione con cui la fai tu. Quindi tutto il nostro applauso, l'applauso della sala del ristorante Il Granaio, l'applauso dal pubblico da casa che ci sta seguendo su Noi TV, va a te, alla tua famiglia e a tutto lo staff che ogni anno
con fatica ma con grande gioia è sempre qua, ogni anno ci diamo appuntamento. Grazie Vittorio. Un ultimo ringraziamento piccolo, però io lo devo fare. Se riesco ad essere così, non è solo per i giovani, ma per la costola della mia vita, per mia moglie, che è lei che mi aiuta. Senza lei non avrei potuto fare questo. Grazie. Due categorie in gara quest'anno per la 16ª edizione del concorso Canoro La Spiga d'Oro, categoria junior fino ai 14 anni compiuti e categoria senior dai 15 anni senza limite. Anche quest'anno ci siamo arrivati alle finalissime. Partendo dalla categoria junior, terzo classificato, Jacqueline Del Ticco. What you got to make you love me? What you got to make you care? Ero emozionata, sì, e mi sono divertita molto, sì. And I wake up to five another day, day. Il secondo classificato della categoria junior, finalissima, Lisa Focchetti. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Com'è stato cantare questa sera ed arrivare in finale e vincere? Com'è stata? Molto emozionante. You say, tears apart. Primo classificato, categoria junior, finalissima, edizione numero 16 del concorso Canoro La Spiga d'Oro, Giacomo Bastiani. Un bel applauso. Bravo il nostro Giacomo. Ringrazio la giuria, ringrazio la mia coach Chiara Frispoli che mi ha sempre aiutato nella mia voce in tutto, e grazie. Terzo classificato, categoria senior, Giacomo Bertogli. Vuoi raccontarci com'è stato tornare a cantare? Beh, sì, è stato veramente, veramente tosto, perché 8 anni sono lunghi, tosti, e quindi rimettersi in gioco poi a un'età, diciamo, come la mia. Della sera. Si aggiudica il secondo posto di questa finalissima edizione numero 16 del concorso Canoro La Spiga d'Oro, Rachele Lattanzi. In a stancy on the fire, what was unusual, the only traffic. Usually I don't panic, I just wanted to be on time.
È stato veramente molto inaspettato, non me l'aspettavo per niente, infatti penso si sia visto. And I know you don't remember calling me. Vince la 16ª edizione del concorso Canoro La Sfiga d'Oro, edizione 2023, qui dal ristorante Il Granaio in San Pietrabico. Francesco Di Fiore! Bravissimo Francesco! Complimenti. Non se l'aspettavo. We are the champions. We are il nostro the campione. I'm not out of space, out of storms to the soldier. I'm not out of clubs, I'm weapons of war. Money for desire, but that's not the shape of my heart. Non me l'aspettavo tantissimo, ho anche perso una scommessa perché avevo scritto a un'amica: no, no, vabbè, tanto oggi non vinco. E, cioè, non vinco, no. Penso di non arrivare sul podio e ho perso la scommessa. Già. Gentili telespettatori che ci avete seguito in questa serata, in questa 16ª edizione del concorso Canoro La Sfiga d'Oro, siamo qua con i vincitori delle categorie junior e senior e sono qua con Luca Paladini per salutarvi e per darvi appuntamento al 2024. Ciao a tutti, buonanotte, grazie, ciao.